Abbiamo licenziato in giunta una delibera che è stata fortemente voluta dal Presidente Marsilio per fare in modo che il centro smistamento merci della Marsica, più comunemente chiamato Interporto di Avezzano, che oltretutto era stato realizzato con un investimento di 33 milioni su un'area di 450 mila metri quadri, al fine di implementare il sistema logistico regionale. Questo interporto era rimasto, monco, nel senso che non arrivavano i treni. Si pone fine a questo problema attraverso un investimento da parte della Regione Abruzzo di 300 mila euro, che consentirà a RFI, che contribuirà anche lei con una quota parte, di fare in modo che questo interporto possa avere la massima funzionalità. Sì, i tempi previsti sono 12 mesi per la realizzazione dell'intervento. Quindi noi riteniamo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, poi sarà molto rapido per fare questo intervento. È un intervento importantissimo, è un intervento che la Regione Abruzzo sta facendo, sta cercando di portare a compimento non solo ad Avezzano, ma anche in quei porti, in quei interporti e porti che erano rimasti, quasi non usati, appunto perché mancava l'ultimo pezzo, mancava il raccordo con la rete ferroviaria nazionale. E quando dico questo mi riferisco sia all'interporto di Avezzano, ma al porto di Ortona e al porto di Vasto, che insieme all'interporto di Avezzano potranno essere un volano per la nostra economia, in quanto sicuramente saranno un miglioramento per tutto il sistema logistico regionale e per tutta la mobilità regionale.